che arrivano appunto dalle scuole. Quindi da un lato la gestione quindi dell'avviso e delle scuole partecipanti, dall'altro poi si gestisce anche la fase di rendicontazione, quindi la scuola che viene individuata come destinataria del finanziamento deve poi realizzare il progetto e rendicontare lo stato di avanzamento delle attività. E anche questa attività di rendicontazione viene realizzata mediante uno strumento informatico che inizialmente abbiamo chiamato con questi due nomi Monitor 440 e Pimer, che appunto sono stati però integrati in un unico applicativo che gestisce queste due fasi che vi dicevo, quindi quella del processo dal punto di vista delle direzioni competenti e delle scuole, quindi mediante una gestione digitale automatizzata del processo di redazione degli avvisi, di creazione, di pubblicazione delle graduatorie, e la fase poi di gestione della rendicontazione tramite appunto il SIDI. Vado veloce perché il tempo a disposizione è poco e quindi diciamo il beneficio è quello di poter verificare lo stato dei bandi pubblicati, generare report e statistiche, e quindi anche qui il beneficio principale che ne traiamo è a favore anche di una trasparenza nella gestione di queste attività. Un tempo si faceva una grandissima fatica nel capire questi milioni di euro che eroghiamo tramite la 440 come poi venissero utilizzati, quindi conoscere anche nel corso degli anni, nel corso del tempo, qual è lo stato di avanzamento di un progetto, quale progetto magari ha avuto dei ritardi, quale progetto invece si è realizzato tempestivamente, che tipo di risultato è stato raggiunto dal progetto, è per il Ministero un'informazione fondamentale che consente di fare un'attività di programmazione e consente anche al mondo alla comunità scolastica di ricevere, diciamo, anche di un ritorno, no? su quella che è stata appunto l'attività di finanziamento di queste azioni progettuali. E quindi andiamo avanti, sì? Ok? Ecco, allora, qualche dato: in questi ultimi due anni, tramite questa piattaforma informatica, sono stati messi a bando, diciamo, tra virgolette, quindi tramite queste procedure di avviso, circa 32 milioni di euro dedicati alle istituzioni scolastiche. Hanno partecipato oltre 6.000 scuole, sono stati gestiti circa 50 avvisi per quanto riguarda le procedure di invio, valutazione e individuazione dei beneficiari a favore appunto degli istituti scolastici statali mediante la gestione di oltre 5.000 ticket che sono stati appunto aperti. Ovviamente abbiamo anche ulteriori sviluppi che stiamo portando avanti. Da ultimo, come terzo tema, volevo affrontare quello della indizione di due concorsi che da parte della mia direzione generale per il reclutamento di funzionari, 253 funzionari e 5 dirigenti amministrativi per gli uffici del Ministero, di cui appunto abbiamo grandissimo bisogno. Una scelta, diciamo, innovativa nel senso della trasparenza che ha fatto la nostra amministrazione, che qui ci sembra bello ricordare e raccontare, è che per la presentazione delle candidature il Ministero ha diciamo, fatto una scelta innovativa e coraggiosa con la collaborazione del Cineca, probabilmente per la prima volta in Italia, di gestire un bando di concorso totalmente dematerializzato. Cioè abbiamo dato la possibilità ai candidati di presentare la domanda in maniera informatica, telematica, senza dover poi avere una gestione cartacea nelle fasi successive della procedura. Questo sostanzialmente è stato il punto. Quindi i punti salienti, diciamo, anche dal punto di vista legale non erano pochi, perché diciamo, ci siamo posti il problema di impiegare una piattaforma per la gestione informatizzata di domande di concorsi, di interfacciarci con la piattaforma che consentisse una soluzione di firma digitale e integrare tutto ciò con il sistema pubblico di identità digitale, appunto lo SPID. Abbiamo utilizzato la piattaforma di Cineca, PICA cosiddetta, che viene utilizzata anche per gestire altre procedure concorsuali,
E i problemi da risolvere sostanzialmente erano due. Uno, l'utenza che veniva aperta dal candidato, intestata a una certa persona, corrisponde veramente a quella persona? Quindi dal punto di vista legale, che tipo di garanzie noi potevamo avere che quel candidato fosse realmente la persona fisica che fa domanda? Può sembrare, diciamo, ai meno addetti ai lavori, può sembrare una cosa un po' strana, ma dal punto di vista, diciamo, della gestione di una procedura concorsuale è un punto delicatissimo. Così come il problema della sottoscrizione sicura della domanda da parte degli interessati, cioè se mediante la firma grafometrica o la firma digitale. Sono due problemi strettamente connessi. Ora, il problema di verificare l'identità del cittadino all'atto del suo accesso ai servizi informatici, sappiamo che nel corso degli anni è stato affrontato mediante diverse iniziative, c'è stata la carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi, oggi esiste questa proposta basata sulla piattaforma SPID. La sottoscrizione di una domanda è un requisito essenziale per la regolarità, ovviamente, alla partecipazione al concorso. Ora, noi abbiamo fatto due considerazioni, questo è un po' il cuore, diciamo, di tutta questa esperienza. In Italia esiste una soluzione di firma digitale legale, che quindi può essere senz'altro applicata in ogni contesto, compresa la sottoscrizione di domande di concorso, tuttavia, al momento attuale, è onerosa per il cittadino. Quindi, se noi avessimo imposto al partecipante alle nostre procedure concorsuali l'obbligo di avere una firma digitale, avremmo fatto qualcosa che oggi non ha una copertura normativa e che quindi poteva essere, diciamo, motivo anche di ricorso, dal momento che firma digitale, l'attivazione di una firma digitale oggi è un'attività onerosa per il cittadino. Abbiamo però al tempo stesso sfruttato, diciamo, in questo peculiare momento storico, l'esistenza di SPID, che è una piattaforma di identità digitale certificata che in questo momento almeno è priva di costi per il cittadino. E quindi questo ci ha consentito di proporre questa modalità di sottoscrizione alternativa rispetto alla firma digitale, cioè quella dell'accesso certificato da SPID alla piattaforma di presentazione della domanda del nostro concorso, in modo tale da poter certificare anche la sottoscrizione della domanda senza necessità di firma digitale. Quindi abbiamo dato queste due sole alternative al candidato e questa è stata, diciamo, è stata la prima volta nella pubblica amministrazione che per la partecipazione a una procedura concorsuale di reclutamento si è data soltanto questa doppia possibilità, o la firma digitale o lo SPID. L'unione di questi due canali ha consentito quindi una completa dematerializzazione del processo, e evitando quindi di dover poi, in una fase successiva del concorso, tornare a una gestione cartacea, mediante la sottoscrizione poi della domanda da parte del candidato, come avviene in altre procedure concorsuali, o mediante altri espedienti che appunto alla fine riportano alla necessità di tornare a una gestione cartacea. Quindi questa esperienza ci ha portato a gestire una procedura concorsuale che ha visto la partecipazione di 55.864 candidati. Queste sono le domande che abbiamo ricevuto per il concorso per funzionari e di 1.404 domande per il concorso per dirigenti. Pensate che ci sono stati 69.600 accessi su entrambe le procedure tramite SPID, soltanto nell'ultimo giorno di presentazione delle domande ci sono stati 7.271 accessi. 13.000 domande sono state firmate digitalmente, 7.200 sono state invece le richieste totali evase anche qui da un helpdesk che è stato appositamente creato per queste procedure concorsuali. Io ho concluso e vi ringrazio. Allora, grazie al dottor Greco. Che quindi ci ha portato proprio esempi veramente pratici di applicazione della disciplina della trasparenza nelle nostre attività amministrative. E adesso concludiamo con un momento che per noi è sempre importante quando organizziamo questa giornata, cioè la presenza di un direttore generale di uno degli uffici scolastici regionali,
l'anno scorso ci ha aiutato il dottor Versari, che vedo qui in sala e che saluto, quest'anno è toccato, spero, per noi un grande piacere, la dottoressa Delia Campanelli, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che porta l'esperienza dell'applicazione delle normative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza appunto presso gli uffici scolastici regionali e nei confronti di una platea che noi qui dall'amministrazione centrale non vediamo, che è quella appunto delle istituzioni scolastiche, che soprattutto rispetto all'istituto del FOIA ha visto gli uffici scolastici regionali dover anche loro gestire un processo complesso e organizzativo importante. Quindi do la parola alla dottoressa Campanelli, che ringrazio. Buongiorno a tutti, sono io che ringrazio i colleghi dell'amministrazione centrale, in particolare la dottoressa Palumbo, per l'invito ad essere qui presente e portare la voce relativa all'esperienza delle scuole della Regione Lombardia. Prima di cominciare il mio intervento mi associo al ricordo di Pasquale Capo, inizialmente volto dalla dottoressa, dal capo dipartimento Palumbo, nei confronti di una persona che ci ha trasmesso, ci ha inculcato veramente il culto dell'appartenenza, il senso dell'amministrazione, ci ha insegnato a sempre perseguire la legalità e di essere trasparenti nello svolgimento delle nostre funzioni. Per quanto riguarda tutti gli interventi dei miei colleghi che finora sono stati svolti, possiamo sicuramente notare come sia complessa la macchina che deve poi attuare l'infinità di norme che regolano la materia dell'anticorruzione, della trasparenza, dell'accesso ultimo al regolamento europeo sulla trattazione dei dati. Una macchina veramente forte che richiede una sinergia, un'alleanza tra gli uffici regionali, l'amministrazione centrale, ma soprattutto con le istituzioni scolastiche. Il capo di gabinetto ha detto che è nata una rivoluzione, è necessario educare alla legalità e alla trasparenza, ma quando è nata questa rivoluzione? Mi fa piacere scorrere velocemente un attimino la normativa, perché in tutte le conferenze ci soffermiamo sull'oggi e spesso dimentichiamo cosa ci ha portato all'oggi, excursus normativi e storici che spesso svolgo quando ho conferenze di servizio con i dirigenti scolastici, con i docenti, perché nulla viene calato dall'alto, ma ci sono delle regole che assieme tutta l'amministrazione scolastica, sia la scuola pubblica amministrazione che noi pubblica amministrazione, dobbiamo osservare. Forse mi muovo troppo, ma ha detto la dottoressa Gargano, parla mangiando il microfono, altrimenti non si sente bene, ok? Con la delibera dell'ANAC, la 430 del 13 aprile 2016, diciamo che la rivoluzione è iniziata. Era già stata prevista dalla legge 190 del 2012, successivamente dal decreto legislativo 33 del 2013, quindi la disciplina della prevenzione della corruzione con la famosa delibera 430 ha fatto sì, prima di tutto, che fossero individuati con decreto del ministro del maggio del 2016 direttori generali regionali quali responsabili dell'anticorruzione per le istituzioni scolastiche. Esattamente un anno dopo siamo stati individuati responsabili anche della trasparenza. La governance definita dall'ANAC affida a ogni direttore generale di ciascun ufficio scolastico regionale la responsabilità della prevenzione della corruzione ed individua i dirigenti degli ambiti territoriali quali referenti. In un processo complesso con compiti dell'uno, degli altri, con compiti anche della dirigenza scolastica. Ricordo che dobbiamo ogni anno entro il 31 gennaio redigere il piano annuale, ed entro il 15 novembre di ogni anno solare dare una rendicontazione attraverso una relazione delle attività svolte in materia di anticorruzione. Le linee guida in questo processo, in questa sinergia di operazioni, le linee guida dell'ANAC attribuiscono ai dirigenti scolastici la funzione di dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi
individuate nel piano, cioè tutti gli interventi di tipo organizzativo e di gestione delle ordinarie attività amministrative. Ma la domanda che mi è stata posta 2 anni fa da tanti dirigenti scolastici è stata questa: ma esiste un rischio corruzione nelle scuole? L'idea che anche per le scuole fosse necessario prevedere un sistema di anticorruzione ha da sempre, da subito, trovato l'opposizione ferma dei dirigenti scolastici e dei DSGA, preoccupati di ritrovarsi alle prese con ulteriori pesanti adempimenti, sentiti onerosi, addirittura privi di effettiva utilità, soprattutto se si considera il fatto che la corruzione non interessa il mondo della scuola. Recentemente ciò è stato riconosciuto anche dall'ANAC, che con determinazione la 241 del 2017 ha espressamente fatto riferimento al ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo delle istituzioni scolastiche. Ma allora perché attuare la prevenzione della corruzione nelle scuole? La domanda ovviamente è d'obbligo, e la risposta a questa domanda chiede preliminarmente di approfondire il significato di corruzione introdotto dalla legge 190 del 2012, significato che va ben oltre il concetto rubricato dagli articoli del codice penale 318 e 319, corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. La corruzione certamente è il reato di indebita ricezione di denaro o di altra attività, o anche la sola accettazione di una promessa da parte di un pubblico ufficiale per esercitare le sue funzioni ordinarie o per omettere o ritardare un determinato atto. La legge 190 trascende quindi l'ambito penale e abbraccia la nozione di mala amministrazione, di cattiva amministrazione, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale, perché condizionate impropriamente, ovviamente, da interessi particolari. Vedete, nella slide sono indicati alcuni esempi di mala amministrazione. La scuola è esente dalla cattiva amministrazione? Si può parlare di corruzione a fronte di situazioni rilevanti, più ampie della fattispecie penalistica, che comprendono non solo la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. La corruzione, in sintesi, nel contesto disegnato dalla 190, si configura quindi non solo quando si verifica una deviazione delle regole giuridiche, ma anche quando si viola l'integrità e si agisce in maniera contraria ai valori morali condivisi. In questo senso non ci sono contesti di principio che possano considerarsi esenti dal rischio corruttivo. Se nella realtà quotidiana delle scuole i fenomeni corruttivi, intesi nell'accezione ristretta, sono effettivamente assai rari, come riconosciuto dall'ANAC, certamente è più significativo il coinvolgimento, anche solo potenziale, delle realtà scolastiche sotto il profilo della corruzione, intesa nella sua accezione più ampia, appunto, di mala amministrazione, di cattiva amministrazione. Come allora debba intendersi, cosa debba intendersi per mala amministrazione, cioè per situazioni in cui nel corso dell'attività si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, lo ha chiarito l'ANAC nella determinazione numero 6 dell'aprile del 2015, elencando a titolo meramente esemplificativo casi di sprechi, di nepotismo, di demansionamenti, di ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, di violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. Sono tutte situazioni che, anche quando non configurano ipotesi di reato, inficiano i principi costituzionalmente garantiti, tutelati, dell'imparzialità e del corretto funzionamento delle amministrazioni.
chiarito quindi il senso da attribuire al concetto di corruzione, è stato possibile offrire alle istituzioni scolastiche una diversa prospettiva applicativa della disciplina e della ratio di questa disciplina. Chiarito che l'impianto costruttivo non mira a difendere l'amministrazione e il cittadino solo dai reati, ma anche e soprattutto nel nostro caso dalla cattiva amministrazione, la prevenzione della corruzione e l'attuazione nelle scuole delle misure correlate non ha assunto più la connotazione di un mero adempimento, ma di un miglioramento organizzativo del sistema da attuare attraverso processi di gestione del rischio caratterizzati da tutte quelle attività, da tutte quelle metodologie e risorse finalizzate a guidare e a tenere sotto controllo un'organizzazione con riferimento ai rischi corruttivi della stessa, perché la normativa anticorruzione va intesa come un'opportunità di miglioramento organizzativo della struttura di ogni pubblica amministrazione, quindi anche dell'istituzione scolastica. In questo senso, tutti i percorsi formativi che capillarmente sono stati svolti nelle province e nelle scuole della Regione Lombardia sono stati segnati, perché vi è un cambio di paradigma importante, perché la scuola, sappiamo tutti, è un'agenzia educativa impegnata in prima linea nell'educare appunto alla legalità, come ricordava anche il capo di gabinetto, la dottoressa Palumbo. Soltanto una cittadinanza più consapevole, più attiva, in grado di contrastare nel lungo periodo il malaffare e l'illegalità. Perché inoltre la prevenzione della corruzione fa aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche. Le azioni messe in campo dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per la prevenzione della corruzione sono state veramente tante. Si è cominciati con la costituzione di un tavolo permanente, con la costruzione della casella del whistleblower e con tutte le attività previste dalla normativa in materia. Le principali azioni messe in campo dall'Ufficio Scolastico della Lombardia sono state l'analisi e la definizione del contesto, l'identificazione dei rischi, la definizione di misure generalizzate e generali finalizzate alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la formazione dei dirigenti scolastici, dei DSGA e anche dei docenti e tutte le attività volte a promuovere la legalità. Tutto il disegno complessivo ha tenuto conto della necessità di prevedere nella progettazione, nella realizzazione e nello sviluppo di un sistema di gestione del rischio un forte raccordo con il contesto di riferimento. Nel 2015 ho creato in ogni provincia della Lombardia i centri di promozione della legalità. In questi 3 anni si sono sviluppati fortemente con la costituzione di reti che avvolgono, posso dire, con un senso e con una cultura fortissima della legalità, non solo le istituzioni scolastiche, ma gli enti locali, province, comuni, associazioni, aziende e imprese. Perché il processo della gestione del rischio, che permette poi di individuare le aree a rischio di corruzione, di predisporre adeguate misure di prevenzione, è stato impostato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il coinvolgimento del mondo scolastico, dei dirigenti scolastici in particolare, attraverso uno scambio continuo, forte, un raccordo sempre esistente, anche se difficoltoso, tra il responsabile per la prevenzione e i vari gruppi di lavoro costituiti dai dirigenti scolastici. L'obiettivo è stato quello di costruire insieme il sistema e di non farlo cadere dall'alto, perché solo così la materia dell'anticorruzione nelle scuole è stata realmente tarata sui bisogni e sulle dinamiche organizzative di funzionamento delle scuole stesse. La 10. L'analisi del rischio è stata effettuata con riferimento quindi sia al contesto esterno che a quello interno. Ci sono stati numerosi gruppi di dirigenti scolastici che hanno svolto nell'ambito dei percorsi di formazione, pensate, previsti dal piano triennale della formazione 2016-19, percorsi focalizzati
sul tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza, fornendo anche indicazioni precise sulle aree a rischio corruttivo presenti nelle scuole ed individuando le misure più adeguate per contrastare questi rischi. Grande importanza ha avuto anche l'attività di supporto che è stata svolta dagli uffici scolastici provinciali, che hanno coadiuvato la sottoscritta anche nei monitoraggi relativi alle verifiche delle misure preventive di anticorruzione adottate dalle scuole. Sono stati monitorati i rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti con i quali queste stipulano contratti. È stato importante lo stato di aggiornamento, il monitoraggio sulle sezioni di amministrazione trasparente e delle istituzioni scolastiche e il contributo, l'attenzione che è stata rivolta alle procedure relative agli acquisti e alle nomine, soprattutto alle nomine del personale scolastico. Abbiamo dato un contributo, monitorato il numero delle domande di accesso agli atti, la tempestività, l'esaustività delle risposte fornite intervenendo lì dove non fossero state risolte nel migliore dei modi da parte delle istituzioni scolastiche, ma sempre nell'ottica di un'azione comune, mai di un controllo, di un'indagine svolta. Nel 2017 abbiamo avuto 88 richieste di accesso civico semplice e 64 di accesso generalizzato, ma sono state tutte portate a compimento, a tutte è stata data risposta. L'ultima slide riporta una frase del fisico Teller, nella quale si evidenzia come la trasparenza sia l'elemento, lui ha parlato di arma, ma l'arma presume sempre l'esistenza di un conflitto, invece ogni attività deve essere svolta in serenità, con soluzioni condivise e applicabili, ma sicuramente la trasparenza è un elemento importantissimo all'interno di ogni società democratica. Il percorso svolto dal mio ufficio con tutte le istituzioni scolastiche, con i provveditori agli studi, è stato evidenziato da un dialogo costante, proficuo, che ha fatto sì che le scuole comprendessero l'esigenza di migliorare la propria struttura, il proprio sistema organizzativo per raggiungere il corretto funzionamento di ogni struttura scolastica, per sviluppare la credibilità dei cittadini, dell'opinione pubblica nei confronti anche delle istituzioni scolastiche, e assieme affronteremo anche tutte le nuove indicazioni che verranno dall'ANAC, nella convinzione che solo le soluzioni condivise riescono a migliorare il sistema scolastico intero. Arrivederci. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa mattinata di interventi. Proseguiamo con le visite, se volete, anche nel Salone dei Ministri. Un grazie a tutti i partecipanti, ovviamente anche ai contributi, insomma, che sono stati presentati. Ogni anno abbiamo sempre novità, spero che anche il prossimo anno sia così. Saluto anche tutti i collegati via streaming e quindi l'appuntamento è al prossimo anno. Arrivederci a tutti.